Salve cari pixelini e benvenuti e bentornati in questa nuova fantastica avventura di Harry Potter Quest Mystery. Oggi iniziamo il capitolo 50. Stavo facendo la missione secondaria, avevo cominciato a registrarla, ma sono dovuto tornare indietro con cose. Insomma, questa missione in realtà l'ho già fatta, ma lasciamo stare, la faremo scadere, poi passeremo alla missione secondaria successiva, eccetera. Non ci interessa il bonus di cose, se non che mi farà fare un po' meno fatica, ma andiamo ad aggiornare Jacob, anche se purtroppo mi servirà uno degli attributi a 52, ma siamo a 48-49, dopo tutto questo tempo ed è impossibile portarlo ancora più avanti, ci accontenteremo. Jacob, sono felice di vederti qui. Devo dirti un sacco di cose, perché ne sono successe, non so, riusciamo a capire se lui è sotto controllo oppure no. Il messaggio che mi hai mandato via Gufo diceva che hai fatto ricerche su Dairi Usaki. È vero o mi hai chiesto di vederti qui solo per farmi la ramanzina su come papà sta cercando di manipolarmi? No, ci tengo a dirti quello che ho scoperto su Ryusaki. Va bene. Dove hai fatto ricerche? Al Ministero della Magia. Gli archivi sono pieni di informazioni di ogni tipo. Al Ministero? Già giusto, perché ora loro non si fidano del Ministero, cosa? Aspetta di sapere cosa ho scoperto. Energia. Dimmi se ho capito bene. Pensi che papà sia sotto l'influsso di una maledizione perché indossa un amuleto che potrebbe essere stato maledetto per sbaglio da Ryusaki? Esatto, ho scoperto che si possono maledire oggetti quando ci si lascia trasportare da emozioni intense. Direi che morire quando si è innocenti è un'esperienza molto forte, no? Papà potrebbe essere maledetto. Fai bene a usare il condizionale, Rocky. A essere onesto, non penso che lo sia. È sempre il solito, non è cambiato. Credo che tu stia cercando un motivo per affermare che il nostro padre è il cattivo della situazione solo perché è il capo di R. E io vorrei premere è il cattivo della situazione perché lo penso, però è possibile. È possibile che tu abbia ragione. Ah, no, aspetta, devo dire di no, ho sbagliato. Ma sai che la Rakepeak ha fatto di testa sua e che Veruska è. Beh, è una Snide. Papà disapprova tutto quello che ha fatto la Rakepeak e si sente anche in colpa. Lo so, l'ha detto anche a me. Ascolta, penso che possiamo chiarire la situazione se parliamo con papà di quello che hai scoperto. Perché dovremmo ammettere di essere sotto l'influsso di una maledizione? Non dovrebbe, infatti. Hai detto che si può sentire la magia oscura su un oggetto maledetto, giusto? Allora ti basterà chiedere di guardare l'amuleto. Sono certo che te lo darà volentieri. Così io lo tocco e vengo anch'io sotto l'influsso di questo affare. Verrò con te e controllerò io stesso l'amuleto. Quattro occhi vedono meglio di due, no? D'accordo. Allora andiamo. Non voglio sprecare altro tempo, soprattutto se papà è effettivamente sotto l'effetto di una maledizione. Io, boh, non sono molto convinto di voler toccare quel coso, però spendiamo 55 gemme, andiamo avanti e vediamo un pochettino. Già il fatto che inizio capitolo e boom, subito, già devo aspettare, che cavolata. E quindi 100 monetozze, cose qua, là, su e giù, destra e sinistra, incontriamo Paparino. Arrivo subito, tesoro. Lasciate che vi narri della leggenda del frisbee zannuto spettrale. È successo tutto la settimana scorsa. Volete cambiare posto? Vorrei tanto evitare di ascoltare le storie di Bilton Bilms per una volta. E invece no, non vogliamo cambiare posto. Rocky, perciò ci tenevi a incontrarmi perché pensi che io sia sotto l'influsso della maledizione di un amuleto magico. E tu come lo sai? E l'altro maledetto gliel'ha detto. Ecco, io veramente. Eh sì. Potrei aver accennato le tue preoccupazioni nel messaggio che ho mandato a papà. Mi arrabbierò mentre fuori diluvia. Già, Jacob, non avevi il diritto di farlo. Non mi hai detto di tenerlo segreto. Anche questo è vero. E poi la cosa lo riguarda, quindi meritava di sapere perché volevo incontrarlo. Calmatevi, ragazzi. Rocky, non arrabbiarti con tuo fratello. Jacob, tu invece dovresti pensare di più a ciò che prova il tuo fratellino. Visto che lo sai già, allora ti spiegherò tutto. Gli oggetti possono essere maledetti per caso quando un mago o una strega provano emozioni intense. Le prove che abbiamo sembrano indicare che l'amuleto sia stato maledetto quando Ryusaki è morto. Qualche volta ti riferisci alla pergamena oscura di Ryusaki come se fosse tua, sembri un'altra persona. Ok,
No? L'amuleto non è maledetto, Rocky. Bene, ti racconterò come ho ottenuto l'amuleto. E quindi energia. Bene, questo amuleto è questo che state parlando? Sì, lui. Esamino attentamente ogni manufatto che trovo. Ho controllato che non avesse tracce di malvagità e quindi anche maledizioni, Rocky. Porto con me questo amuleto perché è il primo manufatto Kurosaki che ho mai trovato. Quindi lo tieni per ricordo? Esatto. Non so dove hai scoperto le informazioni di cui parli, ma conosco molto bene Ryusaki e i suoi manufatti. Questo amuleto non è maledetto. Forza, dai un'occhiata, ti prometto che è sicuro. Oh, sì, carino, vero? Molto carino e coccoloso sono, Ryusaki. Sì. Hai visto Rocky? Te l'avevo detto. È solo un vecchio amuleto. Papà non è vittima di una maledizione. Rocky, non toccarlo, per favore. Non toccarlo, non toccarlo. Ecco, l'abbiamo toccato. E quindi ora siamo maledetti anche noi. Hai ragione, non ho sentito nulla. È solo freddo. Come fa a essere freddo se ce l'aveva addosso mio papà? Perché è di metallo, nanetto. Se l'amuleto fosse stato maledetto, non l'avrei mai indossato, soprattutto vicino a due giovani come voi. Non vi metterei mai in pericolo. Sono felice che abbiamo avuto l'occasione di parlarne, visto che ti impensieriva tanto. Grazie per aver parlato con me. Ma certo, dobbiamo essere tutti sulla stessa lunghezza d'onda per fare cose insieme, come lavorare per R. Non di nuovo. Non vuoi stare con la tua famiglia? Tua fratella? Tuo fratello è già tornato da me? È un'organizzazione completamente diversa rispetto a com'era con la Rakepick. Dai. Oggi non ti dirò altro. Torna a scuola e pensaci. Chissà se siamo stati maledetti perché l'abbiamo toccato. Chissà. Però insomma andiamo in sala grande a parlare con i nostri amici e cercare un pochettino di fare un ragguaglio dalla situazione, scoprire cose, aprire cioccorane che non abbiamo. Che non abbiamo quattro frammentini. Ma direi che quando arriviamo, cioè, potremmo essere arrivati al momento giusto di arrivare a un'altra. Questa non l'avevamo mai trovata. Barbarius Bredge, mago britannico che ha introdotto il boccino d'oro nel Quadic. Che in realtà l'avevo già trovata l'altra volta, ma avendo ripristinato il gioco, insomma, non, lasciamo stare. Andiamo nella sala grande a parlare un pochettino di queste cose fantasmagoriche. Tra l'altro un aggiornamento, il servizio di taccuino è tornato online, però purtroppo gli sviluppatori hanno fatto qualcosa per impedire la ricarica, ma siamo riusciti a, insomma, trovare un modo di evitarlo, però al momento non posso più ricaricare i taccuini e le pagine, ma soltanto gemme e monete, che comunque grazie alle gemme possiamo andare in biblioteca a prendere i taccuini, insomma comunque ritroviamo lo stesso i taccuini. Forse mi voterò l'attivismo vampirico quando mi diplomerò. Qualcuno ha visto Thor, è scappato di nuovo. Ma perché ti perdi sempre il cane, te? Ismelda si diplomerà presto. Conquisterò l'anno prossimo. Ma quindi non siamo. Ah no, perché lei non è all'ultimo anno, giusto? Lei, io sì invece. Qualcun altro è piuttosto agitato se pensa alla niente dell'anno scolastico? Io. Parli del diploma di mago? Faccio sogni agitati ogni singola notte. È per questo che ho sognato che un calderone mi dava la caccia? Sembri giù di morale, Rocky Balboa. Sono solo preoccupato. Per la questione di tuo padre? Più o meno, sto pensando a Jacob. Ecco, si è unito di nuovo a R. Cosa? Perché? Non lo so con certezza. In effetti, non ho chiesto a Jacob perché si è unito di nuovo a R. Ero troppo sconvolto. Ma ci deve essere un motivo. E possiamo capirlo insieme. Giusto, confrontiamoci. Devo sapere perché Jacob si è unito a R. Ma chiediamolo a lui, insomma. Non c'è un solo motivo per cui Giacobbe dovrebbe unirsi di nuovo a R. L'hanno intrappolato in un ritratto per anni. Concordo, non ha molto senso. Ho pensato la stessa cosa, ma Tulip e Barnaby hanno detto che cose sensate, però. È la prima volta che vediamo nostro padre dopo tanto tempo. So che non ho i genitori migliori del mondo, ma darei qualsiasi cosa per parlare di nuovo con loro. Nonostante tutto quello che hanno fatto. Ascolta, la prospettiva familiare è commovente, va bene, ma forse Giacobbe è solo stufo che la gente al ministero si dia delle arie.
Io lo sono di sicuro. Ci dicono sempre cosa possiamo fare e cosa non possiamo fare. Se il ministero è davvero corrotto, sarebbe così grave eradicarne le persone malvagie? Sono le sue testuali parole. Sono d'accordo, se ci sono dipendenti del ministero corrotti, allora bisognerebbe sbarazzarsene, no? Qualcuno de deve farne fare fronte alla corruzione, Rocky Balboa. Non avevo considerato la questione sotto questi aspetti. Allora è un'ottima cosa che hai deciso di parlarne con noi. Mettiti nei panni di Giacomo, Rocky. Perché dovrebbe unirsi a R? Se è davvero una questione familiare, eccetera, per avvicinarsi a papà. Se invece fosse per il ministero, beh, allora boh, non lo so. Io l'unica cosa che potrei dire è la prima. Penso che lo farebbe per avvicinarsi a papà. Jacob ha sempre ammirato nostro padre quando eravamo piccoli, voleva essere come lui. E dopo aver sentito come la pensa Barnaby, ha senso che Jacob abbia scelto di stare dalla parte della famiglia. Ci tengo a dire che io non sarei mai dalla parte della mia famiglia, però. Però è l'unico modo per sapere il motivo dietro la scelta di Jacob con certezza è chiederglielo. Hai ragione, Chiara. Vado a parlare con Jacob, devo sapere che cosa l'ha spinto a scegliere R. E quindi andiamo di nuovo da Jacob con altre 50, no, 64 stavolta gemmozze. Le gemme scendono vertiginosamente qui. Salve, sponda del lago, parliamo con Jacob. Di nuovo c'è un suggerimento che probabilmente non sarò adeguatamente adeguato, ma se andassimo nel capitolo, nel dove si vedono i capitoli, lo vedremmo. Però Jacob ha accettato di incontrarmi qui. Lancerò Vermilius. Vermilius! Ah no, aspettate, devo fare sta cosa. Ora, Vermilius! E quindi ecco qui Giacobino, piccolino, cucciolino. Certo che ultimamente vuoi parlare un cazzo. Hai pensato all'offerta di papà di unirsi a R? Oh mamma mia, che stress! È anche per questo che ti ho chiesto di incontrarci qui. Prima di tutto voglio sapere perché hai deciso di tornare nell'organizzazione, soprattutto contando che R vuole servirsi del controllo mentale. In fondo R vuole usare il controllo mentale per corrompere i dipendenti del ministero e farli licenziare. Se sapessi perché hai deciso di tornare da loro, la cosa mi aiuterebbe a prendere una decisione. Personalmente, credo che tu l'abbia fatto perché vuoi avvicinarsi al nostro padre. È un'ottima ipotesi, ma non è proprio questo il motivo. Ti spiegherò perché mi sono unito a R con un sacco di energia. Dei Mangiamorte non hanno ricevuto la punizione che meritavano, Rocky. Il ministero non ci protegge come dovrebbe. È per questo che ho deciso di unirmi di nuovo a R. Se il ministero non farà la cosa giusta, allora qualcuno dovrà prendersi questa responsabilità. Quindi una vendetta privata? Papà mi aveva detto che alcuni Mangiamorte non avevano ricevuto la punizione. Allora capisci perché l'ho fatto. Cavolo, Madame Umbridge mi ha fatto ingerire del Veritaserum. È illegale usare Veritaserum durante un processo a Windsor Gamut. Quante prove ti servono, Rocky? Ora capirai che il ministero è corrotto, pensa solo alla sua gente. Hai ragione. Non posso, però l'avrei voluto scegliere. Ti sbagli, Jacob. Madame Umbridge e i Mangiamorte non rappresentano l'intero ministero, però è vero anche questo. E cosa mi dici di Malocchio? E del signor Weasley? Nessuno ha mai detto che il problema è tutto il ministero, ma bastano alcune mele marce a rovinare tutto il raccolto, Rocky. Jacob. Qualcuno deve occuparsi del ministero e R è l'unica associazione in grado di farlo. Ben presto testeremo la creazione di Rusaki e andrà tutto bene, vedrai. Farete delle prove con il dispositivo, ma papà aveva detto che vi serviva un Legilimens potente. Non sono bravo quanto te, ma sono pur sempre un Legilimens. E visto che ultimamente sei stato cocciuto, ho deciso di farmi avanti e mettere le mie capacità a disposizione. Aiuterai a papà a usare il controllo mentale su una persona. Il fine giustifica i mezzi, Rocky. No, è un peccato che siamo arrivati a questo. Lo userà su di me. Faremo delle prove con il dispositivo con o senza di te. Non mi piace questa situazione. Jacob! Oh no, non posso lasciare che provino a far funzionare il dispositivo. Il ministero rischia di essere in pericolo. E quindi corriamo via. Oh, dove vai? Bello! Ah, siamo proprio andati via. Via. Ma tutto questo andiamo a incontrare. No, 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 no. Abbiamo finito il capitolo.
Eh sì, tutto. Mi sembrava che mancasse ancora una cosa. Invece no, abbiamo finito il capitolo, quindi nella prossima puntata andremo a fare Babanologia e Caterpillar fuori gioco. Perché qua, insomma, devo farlo scadere, cose, eccetera. E ragazzi, direi che ci sentiamo e ci vediamo alla prossima puntata di Podcast Mystery. Mi raccomando, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e soprattutto fatemi sapere cosa ne pensate di questa nuova fantastica avventura. Che altro dire? Lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e fatto il misgatto. Mamma! Se anche tu, come me, non puoi più vedere dei poveri ippogrifi incatenati, se anche tu, come me, non riesci più a sopportare il maltrattamento degli elfi domestici, allora iscriviti al canale del Pixel Matto. Potrai trovare ricette, gameplay, notizie potteriane e molto altro ancora. Cosa aspetti? Iscriviti e attiva la campanella per non perdere nessun video. Il fantastico mondo di Harry Potter ti aspetta!